allora andiamo su Hot. Ma te non puoi fare l'avamposto beta? Sì, che è l'altro canale YouTube oltre a Delta, cioè Ah, Beta ok. 28. No, Il Beta 22. cugino, è il Anzi, cugino Beta messicano. 26. Sì, è il cugino messicano di Delta. Mi Italo-americano. sono perso, che No, cosa? invece è morta nella 2. Ah, vabbè. Ci sta. Bello. Qua i pilota d'obbligo, i piloti sono d'obbligo usare. Cioè, gli ufficiali. Che poi cazzo loro sono accuratissimi, porca miseria. E me lo ricordo, era fatto veramente bene quel modello lì. Ma tu hai capito che vederli in 4K è ancora meglio, porca miseria. Ah, Vedi bene i certo. riflessi adesso. Allora, sulla morte nera si potrebbe usare Darth Vader che va a parlare con Palpatine e di colpo arrivano i ribelli e dice: Ok, io volevo parlare col mio maestro, ma ammazzerò qualcuno, perché no? Già che ci siamo. In sala d'attesa che sta aspettando il suo turno per salire sull'ascensore, arrivano i ribelli e fa: Bellissimi romani. Qual è il tuo numero? Aspetta, 1142. No, quello era Palpatine Sì, che si appunto. mette così Dimmi il tutta tuo numero di incagliata. matrica. 1142. Keep my ass. 1142 in my ass. Ormai è bellissimo. Che poi in inglese giustamente ha un significato, mentre in italiano si deve tradurre in un determinato modo diverso. Ma l'hanno tradotto in italiano Robot Chicken, mi pare. No, Mi tranne i sembra, fan. eh. E mi sembra Nanni che ha Però l'hanno doppiato fatto, Blink Blink, l'hanno fatto, Bonanni, sì. Blink. Tranne qualcuno, No, Nanni Tutto quanti doppiato da Nanni Baldini. Annuncio. Hanno preso Nanni Baldini, il doppiatore che fa tutti i personaggi maschili e una tizia che fa tutti i femminili. Non hanno nessuna alternativa. Noia. Che sarebbe il doppiatore di Zucchino e di Stewie. Ah, È tutto sì. lui. Ma è perché hanno tipo lo studio piccolo o perché non hanno i soldi per ingaggiare più di due doppiatori? Perché hanno voluto ridurla a una cosa semplice, non hanno voluto ingaggiare troppa gente, fai tutto te e fine. Wow, già Sì, lo poi stiamo c'è un tono perdendo. diverso per i vari personaggi, ma si sente tantissimo che è sempre lui. I tedeschi la prendono molto sul serio, mi sa, su queste cose. Avevo letto da qualche parte che, sai, Labirinto del Male, romanzo, ci hanno fatto la versione letta del romanzo dai doppiatori originali tedeschi del film. Pensa che Però figata. ci tengono, sì. Ma i tedeschi sono maledettamente organizzati su tutto, come bene Tipo la noto. Hilton. Sì, Purtroppo sì, cioè. esatto, non Non li volevo funziona mettere. mai. Purtroppo è la verità. No, per amo sono arrivato. Invece, come diceva Gabriele D'Annunzio, il genio improvvisatore italiano, del tipo l'italiano fa le cose a caso, poi. Via, dobbiamo scappare! Infatti, Via, via, via. via, via, via. No, la connessione! Via via connessione. Aspettate un attimo, ragazzi, arrivo subito. Mettiamo il dardo qui. Oh, ma tu sei l'agente. Sei Cosola, come si chiama? L'agente usato! No, non era quello che volevo dire. L'agente Callas. È tipo Callus Don. Ah, sì, giusto, è vero. Sai il La nuovo cugina agente di Callas? Carlos. La cugina di Callas. Eccolo. Callas. Devo vedere un attimo una cosa. Aia, chi è che mi spara? Basta! Non è vero, non è vero. Poi qual è il suo nome? Constantine Callus, Alexander Callus. Guarda, Claro. proprio il nome di quelli imperiali. Sì, Alexander. Per gli amici Senza Alex. la E. No, mi ha ucciso la carta. Non ha amici. Non ha amici, sì, come abbiamo visto nell'episodio, quello in cui finiva con Zeb, non ha amici. E Madonna, sì. beh, ma se l'hai cercata, scusa, nel primo episodio non tira un calcio all'assaltatore imperiale che sta cercando di risalire il tunnel. Poverino, vero, non è merdacca. Aia, Scusa, ah, era nella sua fase malvagia, cioè. Oddio. È caduto Ma pure sono messo Yoda. da una Mi parte. sta bene. È lì su Delta, ma no. Ma io Che spotto, tanto eh. i difensori poco sicuri senza balaustra.
Ma sbaglio, quel soldato non gli aveva detto niente di sconvolgente, gli ha solo detto la prima volta che incontrate un Jedi, signore? Come sì, per esatto, dire? Esatto, cioè, era evitato, palesemente. Ma nel suo periodo proprio da malvagio, cioè anche quando combatte contro Zeb, non puoi avere un buon rifle. Lo so, l'ho rimasto io dalla guardia. Li ho massacrati tutti. E mi è stato un dopo. Secondo me con Zeb ci stava ancora, cioè quella lì proprio iniziale è proprio gratuita, che non ha minimamente senso. Sì, perché poi si mostra abbastanza onorevole, poi dice me l'ha dato alla fine lui in uno scontro per dimostrarmi il suo come segno d'onore, quindi era proprio per fare il pallone gonfiato. Ma di quel, di che cosa state parlando? Mi sono atto perso, scusate. La gente Usi. Aspetta, non mi ricordo in che scena. Il cattivo principale di principale, sì, diciamo l'antagonista. Dice, vabbè, principale è un parolone, comunque sì, ok. Non ci quello, sto. Quello che le prende più da tutti. Sì, in un certo senso sì, che poi dopo aiuta il re, bla, tutte. Ah, ho capito. Quello che poi viene fuori che è fulcro. Però infatti cioè, vedi, capisci che non ha senso. Come una cosa che io penso quella cosa lì è veramente il fulcro dell'incoerenza di Rebels e di quanto sia uno show canonico, che però è veramente imbarazzante. Vance Harrison è proprio un personaggio asso dell'azione imperiale, veramente cattivissimo, fantastico, bello anche da vedere come figura, perché con quei baffoni tipo da aviatore, con le bande dorate, la tuta, è proprio un personaggio bellissimo. Si entra in scena con gli ordini vanno giudicati alla lettera, hai capito bene che adesso. E poi come muore, come di parte di scena, non eseguendo gli ordini di Thrawn. Cioè, ma scusami, no. Non è così. Sì, quello non me l'aspettavo. Cioè, da quell'idiota dell'altro ammiraglio, sì. Da lui. Boh. Capito? Non ha senso quella prima partita, non ha proprio senso. Che tra l'altro c'è Lando. Quando c'è una fregata e la fregata si schianta contro un toccato di scuola. Così. Ok. Praticamente lui devasta mezza flotta del blocco di Lota al capo. Sto vedendo un ottimo, sto morendo male. Ma secondo me è un difetto che si portano dietro da The Clone Wars, cioè che quando creano i cattivi non li vogliono far rendere redimili, cioè non li vogliono far redimere, e quindi cercano di crearli in modo più stronzo possibile. Io me lo ricordo con Grievous, no? Prima roba fagli esplodere le cacche di ambulanze, perché cerchi di creare i più grandi stronzi possibili. Ma anche nel primo episodio, ti ricordi quel povero pilota che viene salvato da Ezra, che si è appena schiantato? E il pilota, invece di dire tipo sì, sono nel veicolo, aiutami a uscire, dice leva le tue mani da questo veicolo di proprietà imperiale, no? Cioè, le hanno fatti subito super strong. E infatti, però capisci che strong non è il cattivo principale. Scusami, dovevo ucciderlo. Pure con un missile, ma doveva morire. No. Senti, gli Ewok devono morire in tutti i modi possibili e immaginabili, mi dispiace, con tutto affetto. Guarda, io c'ho ancora... Era... No, vai. No, devo dire che il messaggio era semplicemente facciamo capire che sono i cattivi, che quindi sono anche maleducati. Sì, però vedi, anche lì non è proprio maleducazione, è proprio coerenza. Soccafoni! Come di partita, cioè fallo piuttosto abbattere, cioè, fammelo cattivo, mi piace, fammelo cattivo per vedere fino all'ultimo, è vero, cioè, ma non... Ma dai, le fatine, mi hanno ucciso le fatine. No, ma l'hanno fatto ipocrita, secondo me, più che incoerente. Cioè, proprio volevano probabilmente dar l'idea che lui è bravo a dire si esegui gli ordini e tutto quanto, quando lui è il primo che non li esegue. No, infatti, cioè, qui fino alla punta della prima, tutto ok, poi arriva lì. Perché non hanno quella sorta di... Cioè, più delle volte non creano dei cattivi che siano magari, non so, malvagi, ma onorevoli. No, li creano completamente stronzi, come Grievous. Sì. Beh, cioè, loro hanno fatto esperienza. Però Grievous, sai, come figura, già nei film comunque è sempre stato così, no? Quando gli scappa dalla sua incrociatore, sfonda il vetro pur di scappare, sono infatti i coglioni che ci sono droidi sopra, anche quando... Ma sono droidi, dai, che cacchio è? Il suo equipaggio, no? Ma che gliene frega?
Beh, però Grievous almeno è coerente, subdolo dall'inizio alla fine, tipo ora schiacci i pulsanti e muoiono. È sempre così. Fa parte dei cuscini di salvataggio. C'erano anche dei memodiani. Ma cosa state facendo? Scusatemi. Ma che nel romanzo è la stessa cosa quando gli dice. Di episodio 3 che gli dice generale Grievous, pensi alle vite del suo equipaggio. Lui li guarda e fa dovrei. e nel romanzo Grievous è anche più, come posso dire, più, un po' più complesso rispetto alla sua versione del film. Nel romanzo di episodio 3 sì. Cioè lì chi è il Grievous, come posso dire, lì è, come posso dire, abbastanza coerente col Grievous Legends, che ha anche un senso dell'onore a modo suo, ma ha un senso dell'onore. È quello che dice, vi darò una morte da guerrieri, preparatevi. Ma davvero come è morto uno? Ma perché Grievous secondo me, almeno nei film, perché è un po' diverso rispetto agli ufficiali imperiali. Cioè gli ufficiali imperiali, soprattutto quelli onorevoli, insomma, si sono creati, sai no, il loro gruppo, la loro flotta, un po' come Throne, no? Che cerca di... Mi ricordo Throne nell'erede dell'impero, che lui aveva la sua piccola flotta, sì, e voleva che tutti si conoscessero, tutti fossero, come posso dire, coordinati, una forza, come posso dire, che fosse molto cameratismo, sì, no? Esatto. Che tutti i vari soldati si, come posso dire, rispettassero i suoi ordini, ma lui premiava, insomma, chi dimostrava iniziativa e tutto quanto. Invece Grievous, come posso dire, quando hai quintilioni di soldati non te ne frega niente se muoiono quelli, anche se muore l'equipaggio scelto della tua nave ammiraglia, non te ne frega niente. Poi vabbè, no, dicendo, quando diventi Grievous non credo te ne frega niente di qualsiasi altra cosa. Esatto. Solo il fatto di essere diventato Grievous è come se fosse, come posso dire, un morto che cammina. Ragazzi, è successo quello che non doveva succedere. No, il pilota Tai non ha più il casco, non ha neanche le mani, non ha la faccia. Poteva andare peggio. Sono stato io, Fener. Non avere anche i piedi. Pensavo fosse tu. Oddio, anche tu non hai neanche le gambe. È qualcosa di guardabile. Non ti avvicinare, sei inquietante. Ragazzi, scusatemi, però ogni volta che vedo una persona che mi ricorda Dooku gli devo tagliare le mani e la testa. È una forbice. Ho dei problemi, non preoccupatevi, sto cercando di contattare uno psicologo. Madonna, che cosa inquietantissima. Da vent'anni, è solo che continua a strozzarli dopo un po', perché... All'inizio non funziona, però poi... Mi dicono che qualcuno... sul lettino e poi poi li vedo più in alto di me, comincio a infuriarmi. Poi continuano a chiamarmi Anakin Skywalker, me non lo conosco quel tipo lì. Allora come sei volato male? Non so perché continuo. Lo conoscevo solo perché l'ho ammazzato, ma mi ha passato così in mezzo agli altri. E mi ricordo, sì, che l'ho ammazzato solo perché me lo dicono gli altri che l'ho ammazzato. Che per i Tarkin. Io conosco tutti gli apprendisti di Obi-Wan. E tu non eri tra gli apprendisti di Obi-Wan. No, ma io ho fatto un corso online presso Obi-Wan a distanza. Prendevo lezioni online. Era un corso breve di 2 mesi, però alla fine mi ha detto Fener, tu sei mio discepolo. Oh, ok, beh, il pilota è rimasto normale. A mo' è ritornato normale il pilota, però prima è diventato quella cosa inquietantissima, porca miseria. Quanta ansia. Senza volto, senza mani, senza gambe. Da un torso che si muoveva. Sì, ho ucciso Luke. E adesso la mia vita fa ancora più schifo di prima. Fai altro furioso che lancia le granate accecanti. Oh, maestro! Mio maestro! Se no io non ho pilota in questa zona, che cavolo! Ah, fate schifose! Ah! Dove sei il pilota? Sono vivo! No, mi ha preso di mira il Wookiee! Pure il ciube, il ciubecca qua. Oh. Sono ancora vivo! Io ti aiuto io sono bravo a uccidere i Wookiee, guarda, in un videogioco non facevo altro che uccidere Wookiee per i primi
per i primi 10 minuti del... Non mi sembra che l'hai ucciso, l'ho ucciso io, quindi taci. Come l'ho? Beh, l'ha ferito molto a me. Ne uccidevo un sacco. Oddio, mi si è bloccata la mano nello strozzo. Voi mi vedete con la mano strozzare? No. No. La mia mano è ferma, io adesso lo vedo da Rastander che va in giro con la mano. Vedi che è molto soggettivo la cosa è divertente. Ah! Peccato che non lo vedo. Ma non ci credo, mi ha ucciso un Ewok saltando, mi ha lanciato la freccia ed è caduto giù, vabbè. Tutto a posto. Ma oh, ciao principessa Leila, tu fai parte dell'alleanza ribelle, ti ho visto uscire con la nave in Rogue One e adesso sono molto arrabbiato. Sei in punizione in camera tua, principessa. Sei in punizione nella camera della morte nera. Guarda che dopo non costringimi a portare il dottor Palla che ti fa di nuovo il vaccino. Ti fa le punture. Io e il dottor Palla che... Sono circondato da Ewok. Madonna, ma ha ucciso malizio. Ucciderò questi orsacchi. Oh, maestro Yoda. Guarda, come in Soul Calibur 4. Io e il maestro Yoda che ci meniamo. Madonna. Ah, è vero, voi ce l'avete come personaggio. E vabbè, ma mo sono arrivato. Oh, minchia, quanti tu. Oh, ma quanta cattiveria sti ripelli, oh. No. Ucciso da Gigi con i buoni. E muori, mi hai stancato. Non muoio, non è possibile. Mio imperatore? E se perdiamo la morte nera che si fa? Esplode! Kaboom! Sono cazzo! Peggio se perdete l'imperatore, difendetemi! Cioè, l'imperatore può costruire un'altra morte nera, no? Madonna, chi è che ha lanciato? Madonna, una fucile a pompa mi ha ucciso, dai. Imperatore, lunga vita all'imperatore. Non mi morire, non mi morire, non mi morire. Bello! Che mira! Solo io potevo mirare un Ewok di merda. Ecco qua, sono tornato! Mi sono fatto clonare, guarda che bello, ma anche il vestitino rosso adesso. Dove sta? Non guardare il mignolo che ho. Raga, controllate giù. Non ci credete che mai ho trovato una diade proprio giusto per strada e mi sono rigenerato subito. Un affare, guarda, è meglio di tutte le creme Nivea. Ce l'abbiamo fatta, no, madonna, che casino, raga. Manisci di 40 anni. Ma che c'è il fumo lì? Non lo so, stanno uscendo un po' spesso sto cazzo di fumo, arra. Guarda che rossi che sono i suoi occhi, tipo... Credi, facciamo un'ora contro malvagi? Va bene. Sì, anche perché io tra un po' devo staccare. Ok, ok. Ti senti incompleto. Dai, usciamo allora. Ha quegli occhi rossi come delle cipolle. Ma la madonna. Sì, come delle cipolle Valtropè, proprio... Era più bello quando aveva gli occhi bianchi. Quando aveva gli occhi bianchi e dirigeva il Corsit. Il traffico, poi diventavano verdi gli occhi. No, rimanevano bianchi, non era un semaforo. Il palpa semaforo. Il traffico nei corridoi della morte nera. Poi treni. Sì, no, di Exegol. Sì, esatto. Altro che il ripetitore lì, come si chiamava, remoto, cioè la Palpatine con gli occhi. Ok, il ripetitore non funziona più, ci sono io qua, portatemi su, verde, vedi le navi che partono. Sì, quando i miei occhi diventeranno verdi, giovane Jedi, la mia flotta andrà in tutta la galassia a portare morte e distruzione.
Comunque, raga, fa un caldo della miseria. Io sto schiattando, eh. Comunque, se volete sapere. Io se non ci avessi il condizionatore sarei già morto. Ma qui da me si sta abbastanza bene, per la verità. Da quando la sta settimana che ha piovuto la scorsa, ha rinfrescato abbastanza, sta meglio. Io purtroppo soffro troppo il caldo, madonna, raga. Io pure. Guarda quel giocatore, si chiama questo è Joe! This is Joe! Io immagino con questo è Joe. No, poi abbiamo detto nome già preso, quindi ha continuato ad aggiungere finché non avevo smesso di dirgli il nome. No, io sono sicuro che quello è quando lo buttano giù. Sono Joe! Ma io adoro l'idea che ci siano altri sei giocatori, che uno al Joe con due E, l'altro al Joe con tre E, l'altro al Joe con cinque E, poi c'è questo ad aggiungere praticamente. Allora sì, nome accettabile. Madonna, sai che inferno deve essere adesso mettersi i nickname dei cloni, che ce ne sono un sacco qua su Battlefront. Ognuno che si mette CT 442 già preso, 441 già preso, 442 già preso. Per fortuna sarai TC quando sarai approvato, quindi da quello sarai. Sento odore di hamburger, chi è che sta andando a fuoco? Anche se poi Rex, francamente, vi prego, chiamatemi CT e non TC. Beh, però devi essere orgoglioso del tuo ID, cavolo. Eh sì, però non mi piace il fatto che lo cambino per differenziarli fra bianco fase 2 e bianco fase 1. Cioè, capisco a livello di gestione sia più facile, però a livello. Aspetta, Coco, che si avvicini a me, per favore. No, devi stare vicino a me con la spada. Oddio, sono diventato rossissimo. Porca miseria. Sono diventato un Sith Trooper. Capisco, Grievous, sono più alto di te io adesso, eh. Ora dove metto la cosa? La metto di nascosto qui. Dove vai, Grievous? Ehi, guarda, ho strappato mio figlio. Devo ucciderti, Luke. Madonna, ho ucciso Joe! E Joe era mio figlio. No, povero Joe. Povero Joe. Povero Joe. Già ho fatto fatica a trovare il nome di me. Ehi, Grievous, ehi, guarda, ho trovato un Grievous. Non ti trovo io. Conosci un certo Joe Skywalker, è mio figlio. Oh, io lo credevo più bello. Ai, a chi è che mi sta sparando? Così. Guarda, quando Tanner fa i colpi con la spada laser, si un direttore d'orchestra. La bacchetta, ma non è quanto. No, non è quanto. Io sto sparando a raffica, raga, eh. È che te ne porto un paio, in realtà va indietro, che te ne porto un paio in trappola. Retro. Voglio andare avanti. L'attacco alla Dragon Ball di Grievous. Ehi, Joe, hai visto che bello? Sta arrivando da te. Questo è il mio amico Grievous. Ah, che palle, ho provato. Lo volete smettere di correre così veloci, che io ho tipo 40 e qualcosa anni. Io non ho neanche le mie, non sono neanche le mie gambe, poi se le rompo il palpo mi sgrido. Ah, ce l'abbiamo fatta. Un po' di camminata di ragno e un po' di... Blur. Joe, tu non capisci ancora la tua importanza. Vieni con me, io completerò il tuo addestramento. Solo capisci il potere delle... Se solo cambiassi nome, cacchio, perché ti ho chiamato Joe. No, ci so... No, Yoda, ragazzi, ha uno sputo, Yoda, sputatelo, proprio muore con uno sputo. Puff. Scommetto che è cacchio di B1 che ti ha dato questo nome stupido. Ah, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo uscita. Ottimo. Anakin, dai, vieni con me, riuniamoci. Se ci fondiamo insieme possiamo diventare super fan. L'unico grande fan. Volevi, ho rotto le scatole a Obi-Wan che vi stava preparando un'onda energetica. Ah, ma c'è anche Obi-Wan. Oh, il mio vecchio maestro.
No, non ci credo. Ti ho visto volare a casa. Sì, è stato molto umiliante. Sì, ho notato. Cos'è che chiede questo? Avete preso droghe? Perché? 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 Adesso? Wow, che team! Ma perché siamo forti? Che vogliamo fare? Ci siamo bravi, eh? Non è che ci siamo drogati per giocare. Dillo ai russi che abbiamo beccato la volta scorsa che siamo forti. No, se quello vedeva quelli russi, che cosa diceva? Scusami. Via take drugs, vabbè. Siamo forti. Mi dicevamo che droghe, gli asteroidi proprio. È un certo posto di vista. È gli asteroidi. Gli inglesi non sono proprio noti per il loro vocabolario molto vario, mille parole diverse, noi usiamo mille parole diverse per una cosa. Loro ne usano mille. Mi sto rompendo talmente le scatole a sparare a raffica che voi non avete idea. Di solito è il centro della funzione, ma state notando Darth Vader come sta tenendo testa a cosa? Ad Aliuk e a Joe Skywalker, lo so. Adesso la fa da sto combattendo contro me stesso e mio figlio. Giù. Ho visto non energetica, vedo Grievous contro Obi-Wan e io contro chi gioco. Raga, ma... Ah, ma loro sono solo in tre! Oddio, no, e io che faccio? Gli do appena la statuina, vi porto qualcosa da mangiare, un caffè, volete qualcosa? Sì. Grievous, stai facendo una brutta fine, tutto ciò. Ma se ho appena ucciso me stesso e sto adesso inseguendo Anakin, sto parlando di Nanni che sta in un po' di difficoltà a sconfiggere. Ah, qui il Grievous. Ah, parlavi di Grievous, ho notato che parlavo di Grievous. Tu vai giù Skywalker. Sta sopra lì, ha fatto il giro, stai scappando. Ma è bellissimo, io non sto facendo nulla praticamente. Dentagli che aspetta. Sto facendo mi sento come il terzo incomodo in una coppia. Tengo la candela praticamente. Cioè, ognuno ha il suo versus e io sto del tipo che faccio. Ehi, ma cosa sta lì? Sparategli! La foglia lingua. Madonna, è morto. Morto male, beccatevi questo. Guarda come scappa. Questo leone qua sulla pista. Guarda, l'ho ammazzato. Io non sto facendo nulla, io sto così. Ciao, tutto a posto. Ma guarda che la mano di Penner continua sempre a bloccarsi nella posa dello stronzo. Ma fa troppo ridere vederlo andare a incorrere così. Tipo, dovrei afferrare qualcosa. Cosa stai facendo? Stai tagliando? Cosa stai combinando? Io faccio tipo la rocca del Re Leone qua. Oh, è arrivato uno che si chiama Demo o Nemo. Demo Gorgone. Aspetta, dobbiamo parlare. Un yuk con la spada sotto. Ciao! Mi è piaciuto. Anche stato in due. Ehi, guarda, ho strozzato Gio. No, Gio. Invece sì. Tanto sarebbe successo comunque. Però con Grievous dovrebbero dargli due sfide. Prima di uccidere i Jedi e poi di prendere le spade laser. E poi glielo lasciano riprendere. Aggiungere spade laser alla collezione. Sì, via via che va avanti la partita. E quindi se hai Grievous che uccide 4 volte Anakin, ha 4 spade di Anakin. No. Bye, I'm out too. Va bene. Wow, my team left. Ma dai. Guarda, quando la gente si scoccia che la sua squadra fa cagare. Giù. Vabbè, sento la presenza di qualcuno qui. Presenza non l'ho mai sentito. Ah, è dietro all'angolo. Ecco. Che cosa? Hai attraversato il muro?
Ma Grievous ha trapassato il muro praticamente. Che hai fatto? Perché io posso. Quel cavolo. E tu no, perché c'è una lattina. Ah! Oh, io sono troppo voglia che ma. Che volo brutto che hai fatto! Ti giuro, ti ho visto. Hai ucciso lo zio. Ti ho visto volare malissimo. Io sono sbattuto con. Oh, ero appena salito, cacchio. Ma smettila di saltellare, io non posso più saltellare così. Oh! Ti ho visto volare, ma che è? Ma volete smettere di lanciarmi di qua di laggiù? Ancora tu. Madonna, è volato male. Come puoi fare queste cose al tuo amato padre? Beh, che non è che gli vuole bene. Che pensa solo a te. E non ti farebbe mai male. Ma perché stiamo saltando in tondo? Ehi, Joe, dove vai? Ragazzi, ho un compagnia. Ho il camminatore dei cieli qua. Ciao. Ehi, ma Joe dove va? Ha finito di saltare. No, Joe. Rimani indietro, fatto curioso. E tu sei un robot. Ma è quello che ti piglia di mira a te, quello è. Ah, ora si è scappiato. Prendimelo infatti. Prendimelo davanti. Tu sei un robot. Io. Bravo. Io. Anch'io sono un robot in effetti. Madonna. No. Oh, ha arrivato Luke. E lo è? No. Ehi, ma guarda, questo sono io. Occhio lattina. No, ma cosa? Ah, no, non è morto. Ah, sì, è morto. Ah, vedo che Grievous è andato nell'attanto lo spirito del tempo. Sì, hai ragione, di nuovo. Povero Joe. Perlomeno lui rimane fino alla fine. Non è una garanzia. Oddio, li abbiamo fatto. Oh. Ora siamo noi i russi. Esatto. Effettivamente. Dove andate? Solo. Laggo un po', ho notato, Oh, maestro Yoda. Ciao, maestro. L'ombra dello zio. Addio, maestro Yoda. Ci arriva lei. È la tua ragazza questa qui. No, mia, non ho niente di me. Soprattutto lei non c'è niente con il mio che era dopo. Madonna che kill, sono stato l'ultimo! Sì, l'ho acceso io l'ultimo! La soddisfazione, raga! Ma guarda che Joe ridendo scherzando era il primo della loro squadra. Chi? No, ma è perché è rimasto all'inizio alla fine. Quello che non si era mai andato e non ha mai sbraitato. Complimenti a Joe. Secondo me è che è così basso di livello che non so neanche come scrivere in chat, ma dentro di dentro di sé. Ma come? Joe mi ha superato il punteggio, ma dai, stavo giocando così bene. Joe è troppo bravo. Vabbè, io ho fatto da supporto proprio. Vediamo che adesso siamo ancora su Kessel o se ci mandano. No, ancora su Kessel. Però con i buoni questa volta. Ma tanto stai registrando, bello? Sì, sto registrando. Sono arrivato tardi, quindi mi sono perso l'inizio. Ah, sì, io sì, farò sì, ancora sì. Questa, poi non vado. A formazione d'attacco c'è qualche suggerimento? Allora, vediamo. Io consiglio Lando. Aspetta un attimo, tu hai ancora il Lando con la testa fluttuante, vero? No, perché sì. La mod è bene. Sì. Non lo so, puoi provare, fammi vedere. Ancora testa fluttuante, ma perché non carica la texture, però lo carica dopo. Era ancora testa occlusa. Vabbè. Allora, io consiglio Finn, prendete Finn, ecco, bravo.
Però il primo film. La prima skin, però, esatto. Io prendo Lando e poi per Han Solo dovete prendere la versione giovane, banda di Beckett. Sì, ciao, 80.000 crediti. No, allora, tu prendi Finn e io prendo Han Solo giovane. Voilà. E Lando chi lo piglia? Ok, ah, ok. No, vediamo, voglio far vedere che bella skin è. Delta Corelli o banda di Beckett? No, Delta. Sì, 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 penultima skin. Penultima? Sì. Ok. Informazione viene fuori, comando? Comando con palla? Palla. Che squadra bizzarra. No, è per è bello le skin. Abbiamo Cody, abbiamo Padme. Oddio, ma anche loro cosa hanno preso? Vabbè, tanto mo cambieremo. Oddio, ma io ma perché sto con sta sempre in mezzo? Sì. Perché è il suo lavoro. Raga, uno della squadra avversaria ha il 448, mi fa di leggere. La 309 per essere esatte. Ah no, aspetta, 408, sì. Ce l'ho fatta. Ma la palla è così lucida oggi, la vedo proprio bella lucida. Aspetta, aspetta, vieni qua, vieni qui. Ok. Perché sono arrivati, ecco. Ah, c'è la solita di incanto. Ok, il palzino. Okay, uso il mio potere. Vabbè, vai, vai, camale. Vabbè, ovviamente dopo dobbiamo scegliere i personaggi interessanti. Perché questi non sono interessanti. Se non sapete, se non vanno bene in squadra, no. Dove vai, palla? L'esplorazione. Cioè, abbiamo fatto già noi una kill e qualcosa di assurdo. Ma quello è Darth Vader. Proprio lui. Ah. Porca paletta. Madonna, come si no, va? Non ucciso Cody. I would stop right there if I were you. A proposito, sapete perché ho scelto la skin di Han Solo giovane? Perché la skin della protagonista di Rogue One, Ah, Jyn Erso. Jyn Erso, sì. Evil's domination continues. Altro bello eroe che non vedremo mai. Va bene, io cambio personaggio perché Un Aiden conto sto qua. Un Aiden carogna. Ma hai visto quanto è irrefrenabile un Aiden con un Darth Fener davanti che gli para? Minzica, sì. Cioè, non riesci mica a fermarli. Vabbè. Però è meglio affrontarli allo scoperto. Ciao. Ehi, hey, ciao. Aspetta, com'è? Chiamami stelline. No. Perché l'idea è dovuta attirare? Spiegamelo. Aiuto! Sono tutti là! Io vi metto uno scudo qui se volete. Allora quell'Aiden che cattiva che è. Sì, sì, dammi la vita. Dammi la vita tesoro. What the fuck? No, no, lo voglio sapere. Sì, perché è Leila, no? Io sono Han Solo. Cioè, o meglio, per me sono Han Solo, tu vedrai Jyn Erso che ci prova con Leila. A meno che tu non veda Scorcio al posto di Leila. Non lo voglio sapere. È tuo papà questo, Leila? Forse. Aia. No, mi hai lasciato da solo, Leila. Come hai potuto? Pensavo che ci fosse qualcosa. È difficile. Madonna, io me ne vado. Io me ne vado, me ne vado, me ne vado. Me ne vado. Sono belli tosti. Dobbiamo trincerarci. Sì, sì, dobbiamo anche trovare. Un Chewbacca forse ci vuole. Secondo me è un Chewbacca o un Anakin. C'è qualcuno con la spada che ci faccia da scudo mentre tutti gli altri sparano come di dannati. Ehi, ciao Chewbacca. È bellissimo, serve un Chewbacca. Ciao Chewbacca. Aia, sono stato fulgorato malissimo. Quell'Aiden mi sta scocciando comunque. Il PM50 che è molestissimo.
Comunque chi ha fatto la skin di Padme è malato, eh. Cioè è riuscito a fare una, un personaggio perfetto. Ah, mi ha colpito anche mentre ero. No raga, dobbiamo ricongiungerci qua dentro le grotte. Aia però. Aiutami, perché sei scappato? Ah! E palpa anche. Non mi interessa. Ma perché mi ha fermato? Oh, bravo. Madonna, come l'abbiamo ucciso a casa. Oddio che paura, lei pensavo fossi Grius. Con una spada oltretutto. E beh, ho visto la spada blu, pensavo. Poi, grazie, sono qua. Ah! Ho giocato a baseball con il mio amico. Un lando pazzo, dove vai? Oh, Aiden è morto. Voilà. Oddio la palla! C'è la palla, lei! Attacca! Prendi la palla. Aiuto. Esatto, indietreggiate raga che ho la linea di tiro pronta. No, non qui. Non qui. Ok, chi è quello lì isolato? Siete un anno. No, è Delta. E mo sono arrivato, non è Dan Delta, venga qua. Sto cercando di arrivare. Qua ce n'è uno, Anakin. Qua ce n'è uno. Qua dentro c'è Aiden, mi sa. Sì, c'è penso io. Ok, vai. Non c'è nessuno. Ah, deve essere spostata. Sì, deve essere spostata. Chi è che è morto? Nanni sei morto tu? Sì, è arrivato un Aiden alle spalle. È sempre quell'Aiden. Ok, dai, attacchiamo Aiden prima, che ora tiene la più rapidità. Oh no, c'è anche il Palpa! Ma che culo rotto che ha, che gli arriva la scorta a farci un muro tra noi e lui. Allora, dobbiamo rimanere lì, era una cappa. Sì. Dovevamo rimanere. Quella era una buona tattica quella zona. Cerchiamo di ritornare lì. Sì, no, lei era perfetto. No, dove mi ha fatto spawnare? Arrivo! No, sei morto. Aspetta, cerco di congiungermi con voi altri due. No, scappa, rei. Attenti, scappare! Hai ragione, io possiamo considerarlo il ritorno dei russi. No, è tutta colpa di sta Aiden che... Ragazzi, venite qua dove sono io. Io sto solo scappando, non ci fate caso. Oddio, bravo. Ma guarda sta Aiden, no! È sempre dietro a Fener, mannaggia. Cioè tu combatti contro Fener, c'è sta cosa che può fare. Sì. Che vedi che non concludiamo nulla, qua è lì, no, è solo che mi sono beccati tutti e quattro davanti, non potevo fare nulla. Bravo, Nanni si fa una pelle. Via, Nanni, di qua. Andiamo qua dietro. Delta avanti, solo te. Cioè, Delta mi sa che sta venendo, cioè Delta è in modalità ultima da Velociraptor a sto punto. No, io sono qui, soltanto che sto morendo malissimo. Dove vai? No, vieni qua. E io sto arrivando qua. Ciao. Rimaniamo qui che qua possiamo sopillarmi con del fuoco soppressivo. Tu pronto con la trappola elettrica, mi raccomando. Eccoli. Sto cazzo di Aiden. Ok, dai, attaccate Aiden. Incredibile. No, Aiden è fortissimo. Chi cacchio è Aiden? Che livello è? No, ma guarda che culo. Ma Palpatine, non l'avevamo appena ammazzato. È già tornato all'attacco. Ma è di quello là di livello 409, grazie al capo. Troppo pericoloso. No, è Aiden che rompe le balle. Non... appunto, Aiden è quello del 409, No, ma è che ragazzi... Ma, più che altro il problema non è solo Aiden, il fatto che ha tutta la gente davanti. Perché Kylo Ren vede che blocca l'inizio. Dai, che balle, ma io sono spawnato con Kylo Ren. Come se mo... Oddio, ho capito. Sempre Aiden, sempre più d'ora. Ho notato. Vabbè. Allora, sei morto malissimo. Proviamo di nuovo a tornare là e farci l'ultima azione. Ah,
Ola. Proprio spalmato sulla schiena. Non è tanto forte. Oh, oh, guarda, raga, ne abbiamo uno dietro. Lando, Lando, vieni. E stavo cercando dove eravate. È nel solito posto. Aia dietro! I would stop right there. No, no, l'ho bloccato. Ma perché se, allora, o sono in gruppo o hanno la fortuna di riunirsi. Ok, no. Vieni, vieni via Luca. Madonna. E vabbè, buonanotte, tutti dietro li avevo. Ma vabbè, ma guarda se sono super gruppo, cioè cavoli, non te li becchi mai separati uno alla volta, te li becchi sempre un gruppo. Vabbè, no, ma secondo me erano un gruppo questi qua, non ci credo che... No, non erano gli stessi prima, non erano gli stessi prima. No, Krusty Krab sì sì. Sì, solo lui, gli altri no, gli altri erano tutti OP. Madonna, punti Aiden del tipo devi morire, pum. Sì, 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 decisamente. Vabbè, ragazzi, cioè, se quella era ancora una pure, perché questa è stata troppo amara. Sì, troppo cattiva. Ma poi adesso dovremmo essere i cattivi. Quindi, anche se sto qua prende Finn, lo follina con i fogli. Ma io non stacco, ragazzi, è tardi. Lo finiamo.